Cara Dusilla, tu sei in libreria con questo romanzo fantasy, Lilith Abraham, Le origini, ma la cosa che poi mi ha molto colpito leggendo di te è che tu sei un'appassionata di mistero, di occulto, addirittura collezioni teschi. È vero? Sì, sì, è vero, sono sempre stata affascinata da questo lato della vita perché dà un po' di sale in più, tutto ciò che è misterioso ti fa sentire un po' vivo. No, però fammi diciamo. Capire, teschi, in che senso collezioni teschi? Teschi di animali. Sì. Ma come nasce una collezione di teschi di animali? L'ho sempre avuto questa cosa, fin da bambina, diciamo. Ma dove li trovi? No? Come te li procuri? Vivo in campagna, li trovo nel bosco. Oppure le persone me li spediscono, me ne hanno spediti davvero tanti. Cioè, a te arriva un pacco e dentro c'è un teschio? Sì. Bene, sì. Cioè, tiro stranezze, che ci posso fare? No, no. Cosa hai, ad esempio? Fammi qualche esempio. Allora, ho per esempio un capriolo, un cinghiale, un gabbiano, un ibis, un gatto, ce ne ho diversi. Perché poi che fai, scivarli tipo Amleto, essere o non essere, no, questo è il problema. Mi piacciono, li tengo sparsi un po' per camera. Sì. Il sogno proibito è un teschio umano, confessa. Sì, però è illegale. Certo. Beh, meno male. Senti, Drusilla, dicevo appunto, cerchi la tua strada nel mondo un po', no? Adesso hai scritto questo romanzo, sì, e ti porti dietro questo cognome importante, il cognome Gucci, uno dei cognomi più famosi del moda internazionale, e peraltro tuo papà era cugino di Maurizio, che fu ucciso, esatto, da Patrizia Reggiani. Sappiamo anche, c'è stato il film, no, con Lady Gaga, eccetera. Sì. Il mio commento al riguardo? Sì. Beh, tutta la famiglia si è unita per una volta contro il film. Infatti abbiamo fatto proprio una dichiarazione stampa sul New York Times, prendendone le distanze. Anche perché... Ma questa storia così orribile come ha influito? Se ha influito nella tua formazione? Io non ero neanche nata, quindi... Beh, certo, però te l'avranno raccontata. Sì, me l'hanno raccontata, ma la vedevo talmente distante. Eccole qua le immagini. Cos'è che non vi è piaciuto del film? Questi erano i funerali. Non ci è piaciuto per il semplice fatto, vabbè, che appunto comunque sia raccontato un po' secondo il punto di vista dell'assassina, che a mio avviso viene dipinta un po' come un'eroina romantica, una povera vittima di questo sistema maschilista, quando noi non è che fossimo maschilisti a questi livelli. Poi accanto a questo comunque sia un insieme di cliché sull'Italia, quindi oltre che essere offensivo per la famiglia, magari lo è anche per gli italiani in genere. Senti, tua mamma Stefania ti manda un messaggio. Ah, sì, Vediamo cosa dice di te. Ciao Drippy, che bello pensare a te. Mi si riempie la testa di ricordi, tantissimi ricordi bellissimi. Sei sempre stata una bambina fuori dalle righe. Io sono sempre stata molto orgogliosa di te, proprio di questo tuo essere particolare. Mi ricordo con quasi nostalgia quando mi riempivi la stanza di vasetti sottospirito con tutti gli animali morti che raccoglievi dal gatto che te li lasciava davanti alla porta, o quando, come prendevi le cavallette all'inizio dell'inverno, le mettevi in una scatolina e poi sopra i termosifoni perché avevi paura che morissero dal freddo, appunto. E quando io venivo sul tuo letto e ti raccontavo tutte le sere una storia diversa, cercando nella mia testa di estrapolare cose ultra fantasiose, perché la tua fantasia andava di gran passo più grande della mia. E ora guarda cosa sei diventata, una donna meravigliosa. Sono talmente fiera di te. Finalmente hai pubblicato il tuo libro e si può trovare in tutte le librerie e io adoro. Ciao amore mio. Beh, io adoro pure io, siete uguali comunque tua grazie, mamma. Grazie. C'ha lo stesso capello. Grazie. Hai cercato di assomigliarle nella vita, a parte collezionare teschi? No, penso sia il DNA, semplicemente. Poi io e mia mamma abbiamo un rapporto bellissimo, conflittuale, ovviamente, perché è madre e figlia, insomma, però le voglio un grandissimo bene. Quinta generazione di Gucci, eccole qua insieme, vedi, due sorelle, ma complimento per lei, tu sei giovanissima, ovviamente. Che cosa ha voluto raccontare con questo libro? Ma ho voluto raccontare, semplicemente a me piace scrivere, quindi a per me sembra come siamo tutti un po' matti. No. Io sono giustizia. Che fa?
Cazzo, non è avvertito. Gomez, il braccio di Jessica. La famiglia Adams. Sì, Gomez lo fa a Morticia. Gomez, perché tu sei un po' a Morticia, no? Un po' già Giorgio da Houston. Ti senti un po' così. Ma la mano chi la fa? C'è mano? Siamo tutti un po' Morticia. Cristina Ricci del resto non era male. Dicci, Drusilla, scusami, ti ho interrotto. Ma l'ho scritto semplicemente perché io adoro scrivere, lo faccio fin da quando sono bambina e quindi non è che volessi passare chissà quale messaggio, semplicemente è la mia necessità primaria a scrivere. E questo romanzo è ambientato in Romania a fine Ottocento e fondamentalmente parla del folklore rumeno. Invece dei soliti strigoi, cioè i vampiri, ho analizzato altre figure mitologiche o mistiche. Certo, la Romania, c'è la Transilvania, no? la patria del vampiro, no? L'imperatore, no? Come si chiamava? L'imperatore, sì. Vai. E quindi ho voluto raccontare della Romania perché mi ha sempre affascinata, perché da grande lettrice mi sono innamorata di Bram Stoker e da lì la Romania è sempre stata molto affascinante. Quindi ci sei andata, sì? Purtroppo ancora no. Ah, però l'hai immaginata, come Salgari. No, me la sono proprio studiata. Come Salgari che immaginava tutto, pure tu nel tuo... con i tuoi dischi intorno, diciamo così. No, vabbè, ma... voglio dire, a noi tutto ciò che va fuori dall'ordinario ci piace, moltissimo. Per cui meno male, numero uno, Drusilla, meno male, altrimenti ci annoieremmo. Non se ne può più, veramente. Lilith Abram, Le origini. Esatto. Bocca al lupo, buon vento, grazie. Torna a trovarci quando vuoi e non dico di portarci qualche regalo perché non ho pensato che cosa ci potresti volere. E cavallette sul termosifone. Ho allevato anche mantidi religiose, figurati. Le hai allevate? Sono come... bellissime. Molto belle, è vero, sono molto belle. E come le allevavi? Sono molto semplici, basta tenerle sulla loro pianta perché essendo predatori che sfruttano il camuffamento stanno immobili, aspettano semplicemente che la preda li finisca in bocca e se te comunque li alimenti loro rimangono lì immobili, fossilizzate. Non si ma è l'amante religiosa che uccide il partner? Sì, dopo. Sì, esatto. Pensa al tuo fidanzato quanto è contento? Infatti... infatti cosa? Drusilla Gucci, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi.